Ciao ragazzi, buon pomeriggio e benvenuti sul mio canale. Sono qui con un nuovo video, non necessariamente un vlog, perché vi dico la verità, ragazzi, oggi non ho fatto tanto di così importante da essere vloggato. Oggi è mercoledì, per quelli che non so, domani ho un esame da dare, quindi ho speso la maggior parte della giornata nella biblioteca. Sì, in biblioteca. Ho dovuto pensarci per un secondo perché qua in Inghilterra la biblioteca è chiamata library, però library in italiano, sinceramente, tecnicamente è la libreria dove compri i libri, quindi ho dovuto pensare, ok, library è inglese e library sta per biblioteca. Quindi ci siamo incontrati in biblioteca con il mio gruppo, perché in pratica domani abbiamo, come parte del nostro esame, abbiamo una presentazione PowerPoint da presentare, è una presentazione di gruppo, quindi ci siamo incontrati per ripassare le nostre parti individuali. Oggi non è la prima volta che ci incontravamo, ci siamo incontrati anche ieri per la prima volta dopo le vacanze natalizie, però siccome il periodo prima di Natale abbiamo avuto il tirocinio, non abbiamo avuto modo di incontrarci, avevamo pensato che questo fosse stato il periodo più importante, il momento più opportuno per incontrarsi. Quindi ci siamo incontrati ieri pomeriggio e anche oggi, e ci siamo incontrati verso le 11. Non so se ragazzi riuscite a vedere. Ci siamo incontrati alle 11 e sono arrivata a casa tipo, voglio dire, meno di un'ora fa, perché siamo andati proprio sul fondo del tutto la presentazione, ognuno ha visto le proprie slide e abbiamo fatto dei ritocchi e sono rimasta in biblioteca per un'ora in più per fare delle ultime modifiche sulla mia parte, perché ovviamente volevo assicurarmi che tutte le ragazze, non so il nome. So il nome in inglese, slide. C'è un nome in italiano per dire slide, quando fai presente quando fai la presentazione PowerPoint. Non mi viene in mente il nome, quindi per adesso uso il nome in inglese, però non mi ricordo sinceramente. Però niente, sono contenta perché sono riuscita a fare tutte le modifiche che volevo fare ed è anche stato confermato da una delle mie compagne. Quindi mi sento più tranquilla, ora devo soltanto ripassare di più la mia parte, tutte quelle robe lì. Ho anche stampato tutta la presentazione, anche se all'inizio volevo soltanto stampare la mia parte, perché non faceva senso, però il computer per un motivo ha deciso di stampare tutta la presentazione, quindi quello non fa niente. Quindi molto probabilmente tra un pochino ripasserò la mia parte, cercherò di ridirla, cioè so già la mia parte da dire a memoria, però ovviamente perché nella mia presentazione parliamo della demenza e io in particolare la parte che ho fatto riguardante le statistiche delle percentuali delle persone che vengono diagnosticate, oh, non mi viene in mente il nome, la percentuale delle persone che alla fine hanno la demenza nell'ospedale oppure nell'Inghilterra, quella è la parte che ho fatto io, quindi la mia parte è un pochino più precisa perché ci sono tantissime statistiche da ricordare, tanti numeri, tanti posti, quindi è per quello che ho voluto stampare la mia parte, la presentazione, così era più facile per me avere accesso e ripassare durante la giornata. Il nostro esame è domani, infatti in Italia domani è l'Epifania, quindi vi dico auguri adesso perché domani non avrò modo di registrare per niente perché sono in università per tutto il giorno. Infatti mi incontro con il mio gruppo alle 8:30 in biblioteca per ridare un'ultima ripassata. E il nostro esame inizia alle 9. Nella mia classe siamo divisi in, non so ragazzi se mi riuscite a vedere, nella mia classe siamo divisi in 5 gruppi, però il mio gruppo è il gruppo numero 2, quindi non siamo i primi a mostrare il PowerPoint, però dobbiamo comunque rimanere per tutto il
per tutto l'esame, per tutta la giornata, perché dobbiamo anche vedere gli altri gruppi, dobbiamo ascoltare in pratica gli altri gruppi, quindi penso che da qua riuscite a vedermi un pochino meglio. E niente, questa è la cosa principale che volevo dire, quindi se non mi vedete, quindi se non mi avete visto per gli ultimi giorni è per quello, perché ho utilizzato il tempo rimasto per prepararmi, per ripassare. E niente, quindi sono. Ah, e poi un'altra cosa, ieri ho controllato la mia email e ho scoperto che tra un mese, tra un meno di un mese, abbiamo un esame che riguarda le medicazioni, quindi sarà tipo un esame di matematica per calcolare i medicinali praticamente, quindi saranno tipo equazioni come amministrare medicinali e robe del genere, il che non è un problema, però l'unica cosa che mi ha un pochino dispiaciuta è che l'ho scoperto tipo ieri e l'esame tipo in un mese, meno di un mese, e il problema principale è che non abbiamo abbastanza tempo perché. Sì, abbiamo l'esame domani, però dopo quell'esame torniamo al tirocinio per un altro mese fino al 12 di febbraio e tecnicamente il 13 ricominciamo ad avere lezioni e durante quella settimana che abbiamo l'esame. Quindi molto probabilmente non avrò tanto tempo per ripassare, quindi il mio piano era di appunto concentrarmi prima con l'esame di domani. Una volta che ho dato l'esame, incomincio subito a ripassare perché ritorno al tirocinio il 10 di gennaio. E ragazzi, questo mese per me è già andato perché ovviamente avrò il tirocinio dal 10 di gennaio fino al 12 di febbraio. È già un mese quasi andato. Febbraio è il mese più corto dell'anno comunque, quindi 2 mesi sono già andati. Poi dopo, da febbraio fino alla prima settimana di aprile, torniamo all'università per avere lezioni e ritorniamo al tirocinio ad aprile fino a giugno. Quindi secondo me, per me l'anno, questo 2017, appena ho detto benvenuti sul 2017, è tempo di dire addio di già. Così. Quindi questa era soltanto una cosa che volevo dire perché mi era venuta in mente. Ok, molto velocemente cambio discorso, parlo un pochino, mi mostro l'outfit del giorno perché ormai è una routine, mi piace sempre mostrare cosa indosso e cosa non indosso. Come potete vedere ho questa felpa, questo maglione, cioè non so, sinceramente ragazzi non so da dove l'ho comprata, cioè ce l'ho avuta da tantissimi anni. Molto probabilmente dall'Italia e non mi ricordo sinceramente dove l'ho comprata, però è carina perché mi tiene al caldo. È un bel colore, così i capelli li ho lasciati liberi, li ho pettinati, non ho fatto niente di particolare. Cos'altro? Ok, sì, ok, quindi la felpa, poi dopo ho i jeans, normali jeans, paio di jeans. Per la faccia, questo è un tipo un close-up. Fatto le sopracciglia, ho applicato la matita verde sotto gli occhi, come potete vedere, e ho applicato un pochino di eyeliner. Questo è il mio occhio, perfetto, mi è venuto bene questo qui, e questo è l'altro occhio. E poi dopo ho applicato, non so se riuscite a vedere, se avvicino, e ho applicato un pochino di ombretto. E vi mostro anche la palette che usate. Ho usato questa palette, però il colore è un tipo di colore marrone slash rosso. Non si vede tanto, però è quasi tipo un arancio, tipo quasi. Sì, è un colore tipo rosso. E poi dopo ho applicato un pochino di mascara. Questa qua, che è dalla Clinique, non so se riuscite a vedere, ok, un po'
focalizza. Ok. E niente, poi sulle labbra ho applicato un pochino di vaselina. Ma sono molto brava a fare come tipo i beauty guru. Cercherò di mettere il telefono qua. Ok. Ecco la vaselina. Ok. E cos'altro? Poi dopo sulle labbra ho applicato un pochino di, non è proprio un rossetto, cioè non so di che colore è, però è questo colore, colore tipo nude. E niente, quindi questo è tipo l'outfit del giorno. E non è male. Sulla faccia non ho applicato niente, non applico trucco da tanto tempo, cioè nel senso adesso faccio soltanto gli occhi e le sopracciglia e massimo il mascara, non faccio più di altro. L'eyeliner che usate è questo qua, non so se riuscite a vedere, Makeup Gallery Pro Liquid Eyeliner, non so se riuscite a vederlo. E niente, però la parte che ho utilizzato, ok, rimetto in pratica perché uno vuole vedere Makeup Gallery, e questo, la parte superiore, la penna, chiamiamola penna, viene da un altro, questo è originale. Originalmente proviene da questo vecchio eyeliner perché ha una punta molto perfetta, però questo qui che vedete è originale di questo, però non mi viene talmente perfetto, quindi quello che ho fatto li ho scambiati. Quindi un piccolo life hack, se non riuscite ad avere la linea perfetta, ed è venuto molto meglio, sinceramente. Quindi apro una parentesi, chiudo una parentesi. Ho letto, leggo i vostri commenti, vedo che tante persone sono contente che sono tornate, ma hanno anche commentato che sono tornate, mi fa molto piacere che, a voi vi fa piacere che sono tornata. E non lo so, magari lo dico qua, tanto questo video, questo vlog lo chiamerò, lo intitolerò Chiacchiere, robe del genere. Leggendo i commenti ho avuto una richiesta di parlare di tipo di relazioni, in particolare di relazioni dello stesso genere, quindi di omosessualità, quali sono i miei pensieri e di parlare di come si può essere se stessi. Quindi cercherò di rispondere a questa domanda qui. Sono già 13 minuti, quindi spero che non sarà troppo lungo, molto probabilmente cercherò di spezzarlo in due parti perché l'ultima volta che ho cercato di fare un video proprio intero e proprio l'ho fatto per 20 minuti e non sono riuscita a caricarlo tutto, quindi molto probabilmente terminerò il video qua e mi rivedete tra un secondo in cui parlerò specificamente di questo argomento. Però spero che vi sia piaciuto questo video, questo vlog, spero che non vi abbia annoiato. Per tutti quelli nuovi che mi stanno guardando per la prima volta, grazie per essere saltati sul mio canale. Ovviamente, se volete essere aggiornati con altri video o cover che ho fatto, mi raccomando, sapete cosa fare, cliccate il subscribe button. E se vi è piaciuto, mi raccomando, cliccate mi piace, e così potete essere aggiornati su tutti i miei passi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, Snapchat e Smule, perché molto probabilmente quando non avrò modo di registrare, in un modo o nell'altro sarò presente in uno di quei tre. Quindi mi dovete assolutamente seguire per essere aggiornati su tutto quello che faccio. Quindi per adesso vi mando un grande saluto e ci vedremo tra un pochissimo con la seconda parte di questo video. Ciao!